Gentili telespettatrici e telespettatori, ben ritrovati al Sasso nello Stagno. Ospite della puntata di questa settimana è Silvia Marchionini, sindaco di Verbania, che ringrazio per averci dato Grazie a l'invito. voi. Grazie. Diventata primo cittadino del capoluogo provinciale nel 2014, Silvia Marchionini è stata confermata sindaco nelle elezioni dello scorso anno, quando al ballottaggio ha sconfitto per un'incollatura, il candidato del centrodestra Gian Domenico Albertella. Ecco, signor sindaco, per prepararmi a questa chiacchierata sono andato a rileggermi il programma con cui un anno fa si era presentata al giudizio dei verbanesi, 23 pagine dense di idee, proposte e progetti. Ecco però, inevitabilmente non possiamo che partire dall'argomento d'attualità più scottante, che tra l'altro faceva parte anche del suo programma, e cioè il futuro della rete ospedaliera nella nostra provincia e di conseguenza del futuro dell'ospedale Castelli anche di Verbania. Allora, nel suo programma si parlava di un nuovo ospedale unico per il BCO, ma adesso pare che le carte in tavola siano cambiate, perché la proposta regionale è di mantenere i 3 ospedali, costruire uno nuovo a Domodossola, però lei è fieramente contraria a questa proposta. Perché? Ma credo che sia stato il territorio ad esprimere un parere fortemente negativo su quella proposta. Ora c'è da dire che da 20 anni in questo territorio sanità coincide con ospedale, mentre poi c'è anche tutta la parte della medicina territoriale che mai come adesso è totalmente dimenticata. Noi sono ormai 8 mesi che assistiamo a dichiarazioni, in verità i primi 3 mesi erano di un tempo giusto, doveroso perché la giunta capisse la problematica, poi il 25 ottobre una serie di dichiarazioni, una via l'altra, tante parole, annunci, poche idee pure confuse, per cui un declassamento del Castelli che non sta in piedi nei numeri, e un ospedale diciamo di serie B a Domodossola, però al momento non c'è nessun atto. Il Consiglio Comunale e tutto il Verbano che si sono espressi in maniera contraria, soprattutto la conferenza dei sindaci dell'ASL, che è l'organo che deve appunto dire la sua opinione, ha bocciato questa proposta che in verità noi non abbiamo neanche mai letto, cioè siamo ancora a livello di slide mostrate in un pomeriggio al Tecnoparco. Ora questa differenza tra propaganda, perché di questo si tratta, con anche poi punte di quasi follia che riguardano l'idea del Castelli affidabile a un privato, e fanno sì che il nostro territorio continui la migrazione sanitaria e soprattutto continui la scarsa attrattività per i medici e gli infermieri, gli operatori sanitari che sono quelli che ci servono. Quindi c'è una problematica legata al futuro di ospedale nuovo, conclamato da tutti gli addetti ai lavori come utile, necessario e soluzione adeguata per questo territorio, un potenziamento della medicina territoriale, dei distretti, le case della salute, e accanto a questo l'INEDIA. Noi è dal 27 di novembre che la maggioranza dei sindaci chiede un incontro al presidente Cirio, ormai quindi sono già passati oltre 2 mesi, nulla avviene. Cioè il pericolo più grave è proprio questa lunga transizione di inerzia assoluta che poi ci fa apparire come un territorio diviso, mentre invece sulle questioni così importanti una forma di unità si trova anche. Un progetto c'era, miglioriamo quel progetto e usiamo un po' di Quindi buonsenso. la sua posizione rimane quella di un ospedale unico a servizio di tutto il VCO. Ah, non vi è alcun dubbio, avere medici che continuano a fare la spola, medici bravi, perché chiunque abbia avuto a che fare col San Biagio oppure il Castelli ha trovato una risposta positiva, però su alte complessità noi non siamo attrezzati, non abbiamo il personale. Questa cosa ormai è uscita fuori in maniera evidente e quindi c'è un dispendio di energie notevoli, oltre ad avere 2 ospedali che per qualità strutturale, età costruttiva, sono vecchi. E quindi noi ci dobbiamo attrezzare, dobbiamo migliorare, ma tutto resta incredibilmente fermo. Fermo. Ecco, parlando di altre politiche, politiche sociali, nel suo programma dedicava molta attenzione a un tema, quello dell'emergenza abitativa. Ecco, è un problema così avvertito a Verbania e in questo caso come intendete affrontarlo? Una sofferenza sociale c'è a livello generale nel nostro paese,
con anche poi elementi di difficoltà oggettiva che si chiamano casa, lavoro e anche una rete di rapporti solidali. Per Verbania, si tratta di mettere a punto un piano specifico su alcuni alloggi. Noi ne abbiamo 650, il 60% è di ATC, l'altra è proprietà comunale. Nel 2019 noi abbiamo investito qualcosa come 220.000 euro per la manutenzione straordinaria e quindi rendere disponibili nuovi alloggi, ma ITC non è riuscita a fare i lavori. Altri 130.000 ne abbiamo per la manutenzione ordinaria, non è riuscita a fare i lavori, cioè la problematica legata alla poca efficienza, diciamo così, di ATC è un tema abbastanza noto che si sta trascinando negli anni. Noi abbiamo incrementato le misure a favore delle persone in difficoltà, quindi soprattutto Vice Sindaco Marianella Franzetti è quotidianamente impegnata. Ricordo lo scorso anno l'apertura dell'Emporio dei Legami a favore di famiglie bisognose, una rete di rapporti che ha visto anche la rinascita della mensa sociale, quindi Villa Olimpia. Non abbiamo casi di morosità e quindi di sfratti con le cose drammatiche che si leggono per grandi centri. Noi cerchiamo di intervenire anche con il microcredito per dare soluzione alle problematiche delle persone, anche facendo capire che il comune c'è. Un'ipotesi che è allo studio è anche quella di renderci autonomi potenziando l'ufficio politiche per la casa, magari partendo dall'edilizia agevolata, che vorrebbe dire anche magari avere dei soggetti che svolgono i lavori che sono imprese locali, perché poi alla fine le inefficienze di ATC, che sono state credo anche affermate dal nuovo presidente che abbiamo incontrato 10 giorni fa, con la promessa di risolvere le situazioni, poi ricadono sul comune, quindi il soggetto resta il Comune, comune. certo. E poi anche cercare di mettere insieme tutti i soggetti, le associazioni che sono molto attive a Verbania, che ha una bellissima tradizione di volontariato e di progetti innovativi. Penso a quello della cura di casa, che è l'unico progetto che ha messo insieme tutto il nostro territorio destinato alla popolazione anziana. Certo, tra l'altro il comune di Verbania è tra i comuni il maggior contribuente per questo progetto, 20.000 euro all'anno ormai da 4 anni, quindi sarebbe un esempio da seguire. Un altro capitolo del suo programma era intitolato Ambiente, Mobilità, Agenda Digitale, perché il futuro di Verbania è verde. Ecco, concretamente che cosa significa? Sono molte le iniziative, una fra tutti, simbolica, è sicuramente la pista ciclabile sul lago che raggiungerà Pallanza attraverso, appunto, partendo da Fondotoce, il primo lotto è stato completato, il secondo in esecuzione. Un elemento per il futuro è sicuramente l'entrata finalmente di Verbania nel Parco Nazionale Val Grande. Questa unione, integrazione tra lago e monti, richiesta da tutti gli operatori turistici, può voler dire incrementare l'immagine del Lago Maggiore e di Verbania, che in questi anni ha avuto 912.000 turisti. Insomma, i dati dello scorso anno sono molto impositivi. Significa poi anche mettere a posto gli argini della nostra città, San Giovanni, San Bernardino. Un progetto a cura dell'assessore Margaroli e Scalfi è in fase di elaborazione per quanto riguarda l'altra entrata della città, quindi appunto quella del San Giovanni, la zona dei Pontini. Noi stiamo immaginando, abbiamo già aderito con più iniziative al riuso, all'economia circolare su questa tematica, per la quale Verbania è anche stata ai vertici alcuni anni fa in termini di innovazione. Poi non ci dimentichiamo le colonnine di ricarica per auto o anche biciclette che saranno posizionate nei prossimi mesi nel nostro territorio. Iniziative specifiche attraverso incentivi per efficientamento energetico per quanto riguarda i privati e quindi andiamo nella direzione di dare questa immagine di una città dove si vive bene e dove la qualità ambientale è un dato di fatto, ma che anche influenza le vite delle persone. Un argomento che fa discutere è la bonifica dell'area Cetati. A che punto siamo e quali sono i progetti? Diciamo, gli ultimi avvenimenti legati al fallimento, anche in appello è stata confermata questa sentenza, fanno sì che il quadro cambia e quindi quella via lì nel cuore della città, dove 90 anni fa si è insediata
quella che era Rogliatoce, quindi poi Montecatini, poi diventata Acetati. È un punto importante, il cuore della città che richiede un investimento. 2011 inizia la parte di bonifica, il gruppo Mossi Ghisolfi è anche particolarmente allora in ascesa, è stato fatto un piano di caratterizzazione che non si è concluso, poi le difficoltà finanziarie del gruppo, con tutte le società, tra cui anche Acetati, hanno decretato un rallentamento. Sono stati fatti oltre 120 carotaggi nella zona, riperimetrate le aree, soprattutto di confine, dove vi erano metalli pesanti e anche idrocarburi, la presenza di amianto. È avviata la bonifica in senso sia formale, con la conferenza dei servizi, che sostanziale, dopodiché mancano delle risorse. Noi abbiamo incontrato i curatori fallimentari che sono propensi a intervenire e dallo scorso anno abbiamo avviato anche un processo di rigenerazione urbana legato al senso di una città produttiva e anche attività imprenditoriali per il tempo libero, partecipando a questo concorso europeo che è Europan 15. Noi continueremo. La nostra ultima proposta è quella di cercare di guidare in senso pubblico l'aria, Aria. perché è troppo centrale, Certo. interessando l'unione tra Intra e Pallanza per far sì che le cose seguano il loro corso. Non sarà per niente un'impresa facile. Un gioiello è quello di Villa San Remigia, no? Un gioiello che è affidato al comune, restauri per il primo piano, restauri e sistemazione del grande parco attorno, ma per farne che cosa? Dunque, lì il progetto è ormai di un'alleanza con l'Università del Piemonte Orientale. Noi abbiamo scuole superiori e mediamente un'ottima tradizione storica sul piano della formazione. Noi abbiamo però l'università che 20 anni fa nel nostro territorio è nata con Arsuni VCO. Bene, l'interessamento del rettore, il professor Avanzi e l'Università del Piemonte Orientale affinché Villa San Remigio venga ristrutturata, il progetto è ormai in fase di ultimazione, i lavori partiranno nell'estate perché diventi un polo di ricerca, soprattutto in campo turistico e paesaggistico, è una soluzione che crediamo sia molto utile a questo territorio. Con la sorella Villa Taranto, il giardino più bello al mondo, che ha 180.000 presenze l'anno, e i lavori del parco che sono stati finanziati dalla regione, con 6 milioni e 700.000 euro e affidati al comune, proprio un paio di settimane fa. Noi possiamo immaginare nei prossimi 5 anni di avere lì un attrattore di ricerca, formazione e anche dal punto di vista turistico, perché il parco, i due parchi, quello di Villa Taranto, aperti al pubblico, indubbiamente fanno salire la qualità della nostra offerta Perfetto. turistica. Ecco, visto che abbiamo parlato di turismo, restiamo sul turismo. Che cosa manca? Verbania è già una bellissima città, ma che cosa manca a Verbania per essere ancora più attrattiva e accogliente per i turisti? In primo luogo sono le infrastrutture, quindi credo che chi abbia avuto modo di frequentare la stazione abbia visto che cosa è avvenuto in questi anni. Una partita difficilissima, i lavori si concluderanno a fine anno, quindi una scommessa anche un po' rischiosa da parte del Comune di Verbania di farsene carico. Infrastrutture, oltre alla stazione, significano la pista ciclabile, secondo lotto che appunto arriverà a Suna. Noi pensiamo di andare avanti per anche, è più semplice raggiungere, arrivare fino a Intra. Il porto, una grande iniziativa imprenditoriale di un privato, porto che è collassato nel 2013, che rinasce in fase di approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente e quest'estate si vedrà già qualcosa per essere pronti il prossimo anno. Spiagge e tre ponti, perché una località turistica ha bisogno di questo tipo di attrezzature. I lavori, anche questi, sono in fase di avvio per essere pronti per la prossima stagione, sostanzialmente sarà il 2021. Poi servizi, una città che indubbiamente si presenta accogliente, ben tenuta, curata, pulita,
pulita nei suoi aspetti più essenziali. Questa è sempre una vicenda difficile per i comuni. Noi stiamo cercando di organizzarci al meglio anche con un piano di asfaltatura appena approvato e con una serie di opere e di servizi puntuali. E infine gli eventi, penso al teatro, ormai arriva la quarta stagione di successi. E quindi fare in modo che la città risulti vitale sia per i residenti che per i turisti. Ecco, e invece per quanto riguarda i lavori pubblici, quali sono gli impegni più consistenti e significativi? So di sistemazione di piazze, parcheggi? Allora, quello più noto, spesso oggetto di grande attenzione, è quello di Piazza Fratelli Bandiera. Quindi dove si svolge il mercato, che vuol dire anche rivedere il mercato, nel senso di potenziarlo, parcheggi interrati. In quella zona della Sassonia, densamente abitata, è stato fatto il recupero di Casa Ceretti, con anche una finalità sociale, è stata rivista la viabilità, sistemato il problema degli allagamenti nella piazza Don Minzoni. Quest'anno noi abbiamo in previsione, ma già in fase di elaborazione del progetto, il marciapiedi in Corso Cairoli, questi quasi 2 chilometri che indubbiamente hanno bisogno di una rivisitazione. Dopodiché stiamo agendo anche con un'attenzione particolare per quanto riguarda manutenzione straordinaria di immobili, penso al progetto su Palazzo Cioia, che è l'ultimo palazzo comunale che ci resta da risolvere e da anche sistemare. Villa Simonetta, sono in corso i lavori, 3,5 milioni, e quindi lunedì in consiglio comunale vedremo il progetto per il parcheggio a Trobaso, quindi in un'area cosiddetta periferica insieme alla parrocchia, che quindi dà una risposta per quel territorio. Lo stesso stiamo facendo per quanto riguarda Zoverallo, il parcheggio della Guardia, cioè degli interventi anche puntuali in alcune zone tra virgolette dimenticate. Certo. Resta la vicenda poi al lungo lago di Pallanza e quindi il futuro di questa area centrale. Fatto la prima parte di Lungolago, indubbiamente molto bella, si tratta di proseguire anche magari con elementi attrattivi. Poi con l'assessore Rabaini stiamo vedendo, già finanziato nel bilancio, 180.000 euro per la parte che riguarda il Lungolago di Intra, fronte Piazza Ranzoni, che anche in Consiglio Comunale ha avuto un'approvazione unanime di fare l'intervento. Quindi un anno in cui si cerca di dare delle risposte puntuali, soprattutto in termini di manutenzione ordinaria e straordinaria. Verbania, città per i giovani, città di giovani? Politiche giovanili, come siete messi? Noi abbiamo da sempre un'attenzione particolare ai giovani, dopodiché sono purtroppo pochi e quindi si tende ad avere servizi più per la fascia anziana, perché si vive a lungo e molto bene a Verbania. C'è una difficoltà oggettiva anche a pensare a delle iniziative del comune, alcune le stiamo portando avanti anche legate a Casa Ceretti, a Villa Olimpia, iniziative anche di aggregazione oltre allo storico cantiere. Dopodiché siamo sicuramente favorevoli alle iniziative imprenditoriali, perché pensare che il comune si sostituisca nell'offrire opportunità di svago non è neanche credibile. Da poco che il comune ha ricevuto un finanziamento, è stata un'operazione intelligente di Brezza per quanto riguarda il confezionamento, l'immagine della città ideale attraverso dei percorsi formativi. Io, se penso ai giovani, penso anche al contributo che noi diamo per i giovani universitari che devono migrare da questo territorio, quindi la spesa spesso è anche ingente, sono ormai 3 anni che lo facciamo. Penso naturalmente anche alle scuole superiori, quindi l'attenzione che noi abbiamo dato, pur non essendo una competenza specifica del comune, ma il problema legato al liceo, magari il recupero del Santa Maria, per cui ci stiamo attrezzando anche insieme alla provincia e al Presidente del Consiglio Comunale Albertella, affinché quell'area dismessa diventi un polo scolastico per la città di Verbania.
Città capitale italiana della cultura, state presentando la candidatura, è un sogno, una scommessa realistica, un azzardo? Azzardi no, perché è bene non farne quando si amministra cosa pubblica. Sfide sicuramente. 5 anni fa non sarebbe stato proponibile perché vi era una serie di opere da avviare, completare, quindi bisognava organizzarsi. Adesso noi siamo nella condizione di avere quel teatro sul lago, Villa Taranto, Villa San Remigio, il Museo del Paesaggio riaperto, l'entrata nel Parco Nazionale Val Grande, Villa Simonetta e quindi la ciclabile, una serie di elementi che fanno sì che la nostra offerta culturale sia importante. Allora abbiamo bisogno di un posizionamento a livello nazionale e internazionale, oltre alla nostra tradizione che è naturalmente legata all'afflusso di turisti stranieri. E quest'idea di giocare molto sul brand del Lago Maggiore, ragionare anche in termini di inclusività, che è quello che chiede anche il bando del Ministero, che da noi è una cosa forte, fa sì che cercheremo tutti coloro che vogliono partecipare a questa impresa positiva. Noi non mettiamo limiti alle ambizioni, naturalmente siamo anche consapevoli di avere dei competitori comunque forti. È un lavoro di costruzione di un manifesto per la cultura che significherà poi anche lavoro, Sì. perché questo è l'obiettivo principale che un'amministrazione pubblica ha, cioè quello di generare sviluppo per il futuro, che ci vedrà impegnati anche in uno sforzo collettivo che è significativo. E quindi noi ci apprestiamo a presentare il dossier di candidatura anche attraverso delle serate informative, degli incontri, credendo che su questo tema si giochi anche un po' della voglia di grande rilancio della nostra città. Senta, Verbania è il capoluogo della provincia ed è anche il capoluogo del Verbano. Ecco, come svolge questo suo ruolo, questo suo impegno? Cioè, in poche parole, riesce ad essere un punto di aggregazione con le altre amministrazioni o è molto difficile in questa provincia? Che sia difficile non vi è dubbio, basta notarsi le contrapposizioni tra sindaci, a cui, cioè, salvo rari casi, io cerco di non prestarmi perché noi dovremmo fare squadra e i nostri eventuali antagonisti stanno fuori, cioè stanno a livello regionale e a livello romano. Comunque, al di là di questa considerazione, la Spagna sta giocando un ruolo importante, essere il capofila per la strada statale 34. Insieme alla vicenda ospedale, l'altra questione molto vecchia che si trascina negli anni, per spendere i 25 milioni di fondi europei messi a disposizione, conquistati dalla giunta regionale precedente, più i 35 di ANAS, quindi fanno 60 milioni, fare capofila nei rapporti con la regione per gli altri comuni è un risultato importante, che dà anche, credo, un'immagine di unità e di anche voler risolvere le questioni da troppo tempo ferme a favore dei tanti frontalieri, insomma, sono solo 1.600 per la città di Verbania, siamo intorno ai 6.000 che ogni giorno vivono una condizione comunque di difficoltà. Sul turismo e sulla cultura giochiamo già questo ruolo, un campo socioassistenziale, anche attraverso il consorzio, questo è avvenuto. Sul piano dei servizi associati per il comune, il SUAP, che quindi riguarda tutte le tematiche imprenditoriali, fino ad Arona c'è Verbania. Quindi siamo un naturale riferimento dei servizi. Poi le vicende di natura politica trovano il tempo che trovano, Che insomma. trovano, certo. Ecco, senta, naturalmente abbiamo dimenticato molte cose, ecco, ma c'è qualche argomento, qualche tema, qualche iniziativa che non le ho citato e che magari vorrebbe ricordare particolarmente tra le tante cose che erano nel suo programma. Ma io credo che sia opportuno anche ricordare come noi abbiamo bisogno di rimettere in moto alcune questioni, soprattutto di privati che sono di proprietà abbandonate. Ce ne sono tante a Verbania, il censimento è stato fatto, qui vicino c'è il Tecnoparco, quindi una storia non riuscita. Insieme all'Unione Industriale stiamo cercando, e Finpiemonte, di trovare delle forme attrattive per anche delle nuove imprese e si sta anche ragionando su altre proprietà, pensando, penso ad esempio Villa Poste, è stata fatta un'ordinanza in questo senso per cui il proprietario deve sistemare, è tenuto a farlo, cioè questo atteggiamento
che significa responsabilizzare le proprietà private a tenere in ordine e anche sistemare i palazzi o comunque gli immobili che hanno, dà il senso di un comune presente. Poi c'è la vicenda del piano regolatore, ormai del 2006, perché ci sono troppe situazioni da mettere in ordine, quindi noi pensiamo per il futuro di sistemare. L'assessore Margaroli sta portando avanti un piano di innovazione tecnologica, noi avevamo ricevuto un finanziamento di 1,5 milioni per adattare e migliorare la piattaforma digitale del comune, che significherà poi semplificare la vita alle persone e quindi essere corrispondenti al mondo che stiamo vivendo, che richiede dinamismo e anche un po' di innovazione. Grazie, termina qui Grazie. questa puntata del Sasso nello Stagno. Ringrazio Silvia Marchionini, sindaco di Verbania, per la sua disponibilità e le faccio auguri di buon Grazie, lavoro grazie naturalmente. Un grazie a tutti voi che ci avete seguito ancora una volta. L'appuntamento è alla prossima settimana, sempre al Sasso nello Stagno, quando sarà nostro ospite il sindaco di Omegna, Paolo Marchionni, e poi avremo anche il sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi. Arrivederci alla prossima settimana.